Bentornati sul mio canale o benvenuti se siete nuovi. In questo video vi parlerò di un caso che mi ha lasciato un po' sconvolta, che ha ad oggetto una donna serial killer, ovvero una suora, ma che dico suora? Era molto di più. Era una madre superiora che per imporre la sua ferrea dottrina religiosa uccise oltre 177 persone. Se vi piacciono i contenuti del mio canale, vi invito ad iscrivervi e attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi le prossime storie misteriose che pubblicherò. Detto questo, mettetevi comodi e buona visione. Quando è che un culto o la religione diventa fanatismo? Probabilmente quando si perde di vista i principi fondamentali su cui sono basati per estremizzare i dettagli e distorcerli a proprio interesse. Ma tralasciando le sette a scopo sessuale o di truffa, la maggior parte dei culti e delle religioni professa la fratellanza, il sostegno reciproco, il perdono, l'amore. Tutti principi integerrimi. Eppure ogni religione nella storia ha provocato morte e distruzione. Perché succede questo? Sono davvero tanti i motivi: intolleranza, odio, denaro, potere, ma uno dei peggiori è un indottrinamento estremo. Ancora oggi, a capo di alcuni culti, ci sono persone che compiono atrocità nella convinzione di fare del bene. E non è una battuta. Gli esorcismi fino alla morte del soggetto ne sono un esempio. I suicidi di massa sono un altro. Ma davvero potrei andare avanti per parecchio tempo. Il concetto è che spesso la mente delle persone è talmente vulnerabile da convincerle che un'opera, diciamo, malvagia sia necessaria per ottenere la grazia divina. Uno dei moltissimi esempi fu probabilmente quello di Mariam Souvlaki-Oti, chiamata Madre Rasputin, una donna che per mantenere il rigore e la dottrina ferrea del suo ordine uccise ben 177 persone. Si pensa che per lo più fossero donne, ma attendiamoci ai dati ufficiali. Era talmente presa dal suo ruolo, si dice, che torturò, affamò, punì e uccise i suoi stessi seguaci in nome della devozione a Dio. Mariam Souvlaki-Oti nacque nel 1900 nelle campagne intorno ad Atene e crebbe in una famiglia contadina molto povera e profondamente religiosa. La sua infanzia, tuttavia, non fu segnata da tragedie o problemi familiari, ma nel 1923 alla ragazza venne offerta una scappatoia alla sua vita fatta di miseria. Un monaco greco, padre Matthew, nel 1920 aveva istituito una setta religiosa chiamata i Nuovi Calendaristi e aveva fatto edificare un convento di suore a circa 30 km a sud-est di Atene, nei pressi di Keratea. Alla ragazza offrì la possibilità di accedere all'ordine e di aiutarlo a gestirlo, previo un piccolo periodo di noviziato. Padre Matthew era un greco ortodosso in dissidio con i calendaristi e per protesta aveva fondato la setta dei nuovi calendaristi per riportare i principi di povertà, devozione e disciplina che secondo lui erano venuti a meno nella comunità a cui apparteneva. Creò quindi un convento di suore e un monastero di frati affinché i suoi principi venissero insegnati ai loro praticanti. Il monaco rimase a capo delle due istituzioni fino al 1939, quando a 80 anni morì. In quegli anni Mariam scalò velocemente i ranghi della setta, grazie al suo carattere forte e autoritario e alla morte di padre Matthew. Prese il comando, appunto, della setta, fondendo i due monasteri in un unico culto e dando il via a una politica molto rigida. La madre superiore, infatti, iniziò un reclutamento a larga scala, inviando monaci e monache soprattutto alle case di gente facoltosa. Il loro predicare ottenne un certo successo nelle donne, che convinse a seguire il culto.
Vennero raggirate al punto di abbandonare, si dice, la loro vita mondana e ogni bene terreno in cambio della clausura in convento, nella speranza della salvezza eterna. Convinte da Mariam Soulakioti di essere peccatrici, destinate all'inferno, le donne vennero totalmente assoggettate al culto. Passavano infatti giorni in preghiera o meditazione, senza dormire, si flagellavano o frustavano per autopunizione. Si dice mantenevano il rigido silenzio e soprattutto devolvevano le loro proprietà alla setta per dimostrare la loro cieca fede. Ma qualcosa col tempo cambiò. E quella che era nata come una scelta volontaria di clausura divenne una prigione infernale, dove una volta cedute le proprie ricchezze al culto si veniva, si dice, torturati fino alla morte. Nel 1949 gli abitanti dei villaggi locali cominciarono a spettegolare su urla e pianti disperati provenienti dal convento. Mariam Soulakioti dominava i suoi discepoli su ogni aspetto della loro vita, tagliando il loro contatto con i parenti, ingabbiandoli come animali e ricorrendo alla fame, alla fustigazione e alla tortura per eliminare dai loro demoni. Il culmine però fu quando una donna molto influente di Tebe si unì al culto con le sue 4 figlie. Tutte e 5, si dice, morirono entro 6 mesi dal loro arrivo. Ma prima che la donna spirasse le sue urla, furono udite per caso una notte in cui 2 abitanti del villaggio, ubriachi, passarono da quelle parti. I 2, si dice, scalarono la recinzione e videro questa donna incatenata a un muro, coperta completamente di sangue e segni evidenti di frustate e tagli su tutto il corpo. I 2 denunciarono il fatto alle autorità e nei primi mesi del 1950 Mariam Soulakioti venne arrestata con 23 capi d'accusa che comprendevano omicidio, frode, appropriazione indebita, rapimento, tortura e aggressione. Nel settembre del 1951 iniziò il processo a Mariam Soulakioti, ma le prove degli omicidi non c'erano perché non vennero effettivamente ritrovati corpi all'interno del convento e molti di quelli seppelliti al cimitero locale, diciamo che vennero giustificati come accidentali. Dai registri della Madre Superiora, però, il procuratore Andreas Papakaris scoprì che circa 500 persone che avevano aderito ai nuovi calendaristi risultavano al momento scomparsi. Diciamo che ciò bastò ad una condanna di 16 anni di carcere. Ma solo successivamente, quando si aprì il processo ad 8 suore e un falso vescovo, si riuscì a collegare in un certo modo le morti alle attività della donna. Gli imputati vennero accusati di ritenuta di cibo e mancanza di cure mediche ad un monaco e 3 suore, causando così la loro morte con lo scopo di ottenere le loro proprietà con la frode. Ovviamente loro scaricarono la colpa sulla Madre Superiora e in virtù della loro testimonianza ebbero un forte sconto di pena. Il 6 febbraio 1953 la Soulakioti subì un aumento di pena di 10 anni di prigione. Una delle suore imputate ricevette una condanna a 10 anni, un'altra suora considerata solo un'esecutrice di 3 anni e il falso vescovo si dice un anno di prigione. Mariam Soulakioti è stata nuovamente sottoposta a processo con l'accusa di appropriazione indebita, frode, detenzione illegale e l'abuso di un membro del convento. Tuttavia, Mariam Soulakioti scontò però ben poco della sua pena, perché morì in carcere nel 1954 all'età di 71 anni. Solo successivamente nei dintorni del convento di Karatea vennero trovati delle fosse comuni con decine di corpi ammassati dai seguaci del culto
e si dice per lo più donne. La stima fu di 177 morti a causa degli stenti, dei trattamenti, diciamo, disumani e delle torture. Bene, la storia di oggi termina qui. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, lasciate un like se il video vi è piaciuto. Noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao!